Siano lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, la Chiesa celebra la festa di San Benedetto Abate e patrono d'Europa, nominato tale da Papa Paolo VI, se non ricordo male, nel 1964. Tutti quanti conosciamo la fama straordinaria di questo, uno dei santi più popolari della Chiesa cattolica. Sappiamo benissimo è, diciamo, considerato il fondatore del monachesimo occidentale, anche se prima di lui Sant'Agostino già scrisse una regola monastica, e sappiamo che il monachesimo tra l'altro ha influenzato enormemente l'Europa per secoli e secoli, fornendo anche un grandissimo servizio, diciamo così, all'Europa, anche da un punto di vista, come sapete, di conservazione della cultura. Noi oggi possiamo attingere ai testi antichi, ai classici greci, latini, della filosofia, grazie all'opera degli amanuensi, per cui quando incontrate qualcuno che ce l'ha con la Chiesa cattolica, ditegli sempre: sei stato a scuola? Ecco, guarda che se non c'era la Chiesa cattolica, tu a scuola adesso tante cose non le avresti manco sapute, perché ogni tanto dobbiamo certamente essere pieni di carità, ma ogni tanto qualche verità dobbiamo anche dirla, insomma, a chi è un po' troppo precipitoso, ecco, e azzardato nei suoi giudizi. Tutti quanti sappiamo, questo lo sanno veramente tutti, che la regola su cui si fonda la vita dei monaci è ora et labora, prega e lavora. E la vita monastica sappiamo essere un carisma nella Chiesa che si è ispirato ai 30 anni di vita nascosta di Gesù. Il monaco è colui che si santifica nel silenzio e nel nascondimento attraverso il lavoro manuale e la preghiera, come ha fatto Gesù nei 30 anni di vita nascosta prima di iniziare la vita pubblica. Ora però noi sappiamo che, come tutti i carismi, voi sapete che quando lo Spirito Santo suscita un carisma nella Chiesa non è semplicemente una cosa positiva per coloro che ne faranno parte, cioè, quindi oggi è la festa di San Benedetto, quindi fanno festa i monaci, noi ci rallegriamo di questa festa e finisce qui, non proprio. Ecco perché un carisma nella Chiesa non ha soltanto il compito di, come dire, attuare in maniera particolare un certo dono dello Spirito Santo per alcune persone, ma parla a tutta la Chiesa e ha un messaggio da dare a tutti, che è sempre attuale con il corso del tempo. Cosa ci insegna oggi San Benedetto e l'esperienza del monachesimo? Cosa ci insegna? Una cosa molto molto importante e che vale per tutti, e che oggi più che mai, che stiamo vivendo in un mondo dove i riflettori sono sempre accesi e dove si chiacchiera troppo, molte volte a vanvera, altre volte si strilla, ancora più a vanvera, e comunque conta l'apparire, l'esibirsi a volte, no? Sapete l'uso dei social networks, che possono essere utilizzati bene, ma nel 95-99% dei casi vengono utilizzati male. Questa voglia di mettere in piazza tutti gli affari propri, disordinata. Allora, l'esperienza del monachesimo ci insegna il valore fondamentale dell'interiorità del cuore, che tutti dobbiamo riscoprire, tutti quanti. Noi dobbiamo imparare che la gloria più grande che a Dio viene data da noi dentro il nostro cuore. Ora, io so, vi ho anche sentito in alcune preghiere che avete fatto prima della Santa Messa, rivolte alla Divina Volontà. Quando uno vuole entrare nel mondo della Divina Volontà, non deve fare chissà che cosa, non deve cambiare modo di vivere, non deve fare niente, se non cominciare a vivere in un mondo tutto interiore, in cui Dio vive ed opera, in cui si raggiunge profondamente l'unione con Dio. Cosa vuol dire vivere interiormente? Vivere interiormente vuol dire imparare a vivere alla Divina Presenza, sottoponendo tutto a Lui, serenamente, tranquillamente. Io dico sempre alle persone, voi sapete che questi poveri preti hanno anche le loro croci. Allora, tu sei un penitente o un figlio spirituale, qual è la sua preoccupazione? A volte, di fare bella figura davanti al confessore o davanti al padre spirituale, dico guarda figlio mio, tu non vivi per dare gloria a Don Leonardo, d'accordo? O per piacere a Don Leonardo, o a Don Pierpaolo, d'accordo? Tu vivi per dare gloria a Dio, per piacere a Dio.
quello che tu fai, quello che tu pensi, quello che tu scegli non deve essere fatto per essere bello davanti agli occhi di Don Leonardo, di Don Pierpaolo, deve essere fatto davanti a Dio. Le nostre decisioni vanno prese davanti a Dio, in coscienza sempre davanti a Lui, capite? Una cosa che è molto molto importante, io più tempo passa e più la vado comprendendo e la dico, è di farci attenti veramente al nostro interno. Ecco perché è importante anche il silenzio, la meditazione, perché quando uno impara ad ascoltare l'interno del proprio cuore o la voce della propria coscienza, ecco, San Giovanni Paolo II ha scritto delle pagine memorabili su questo, lì sente la voce di Dio. Molta gente dice sì, io voglio fare la volontà di Dio, ma non la capisco. Dico certo, i 10 comandamenti più o meno li osservo, facciamo come il giovane ricco, no? Ricordate, da Gesù, dice che devo fare per andare alla vita eterna? Io osservo tutti i 10 comandamenti, questo lo faccio, poi una cosa che dice Gesù, dice no, questa non voglio fare, ci lascio tutto e vieni con me. No, questo è meglio di no. Allora, Dio parla nel nostro cuore, solo che la sua voce, che è molto delicata, per questo che già fare la sua volontà è impegnativo, non sempre a seconda dei nostri desideri, le nostre aspettative. Dentro la nostra anima c'è sempre un conflitto continuo tra Dio che cerca di parlarci e questo che comincia a fare, ah no, ma sarebbe meglio così, ma no, ma sarebbe meglio quella. Nella Bibbia queste cose, cioè per andare a studiare, sono benissimo descritte nelle chiamate che fa Gesù, o Dio, le chiamate vocazionali, no? Immaginate quando Yahweh chiama Mosè, dice guarda che tu devi andare dal faraone, io devo andare dal faraone, no, ma figurati il faraone che sta a sentire a me, ma poi, no, 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 vai che io sono contento, sì, vabbè, ma io non so parlare. Non so spiccicare quattro parole insieme, come faccio ad andare dal faraone a liberare il tuo popolo? Ti metto vicino a Ronne, dice, ah, va bene, e sì, però, d'accordo, sì, però, mi metti vicino a Ronne, però, vado dal faraone e gli dico, e chi sarebbe il tuo Dio? Chi è? Come si chiama? E risponde, io sono colui che sono, una diatriba, una sfilza di ma però, quindi, che esternano quello che spesso avviene dentro il nostro cuore. Cioè con Dio che cerca di farsi spazio e noi ma però no, questo forse non mi va, non c'ho voglia, non c'ho tempo, capite? Ecco, piano piano dobbiamo imparare a farci attenti alla voce di Dio, alla voce del cuore, perché è lì che Dio ci parla ed è anche lì che noi impariamo a entrare in rapporto intimo e profondo con Dio. Tutta la vita è una divina volontà e vita interiore. Tutti quanti gli atti che si compiono di rinuncia a noi stessi, di unione alla divina volontà, si compiono nel cuore. Tu non vedi nulla di una persona che vive nella divina volontà esternamente, ma percepisci da come fa tutte le cose l'aura divina dentro cui sta avvolto. Ma non vedi niente, non è che vedi cose strane o cose appariscenti, capite? Cioè il mondo in cui viviamo, concludo, che è tutto fondato sull'apparire, sui riflettori, è proprio dice, arriva l'anticristo, c'è già l'anticristo. L'anticristo è questo, perché come il regno di Dio è tutto interiore, così il regno di Satana è tutto quanto esteriore, riflettori, rumori, pubblicità, capite? È già in atto, capite? Quindi noi facciamo anche un pochino di fatica perché noi siamo figli di questa cultura e quindi dobbiamo giusto fare un'operazione di, come dire, di purificazione, proprio di spurgamento di tutta questa cosa, per reimparare, come dice Gesù, che il regno di Dio è dentro di voi. Dio lo troviamo dentro il nostro cuore. Se uno legge Santa Teresa d'Avila, il castello interiore, descrive l'anima come un cerchio concentrico con 7 stanze. Dice, Dio si trova dentro di te, nel centro del tuo cuore, e tu puoi vivere tutta quanta la vita terrena senza averne mai preso coscienza, come la quasi totalità degli esseri umani. E il cammino di santità consiste in questo progressivo rientro in se stessi fino ad andare ad incontrare la presenza di Dio che la trovi dentro di te regnante e sfolgorante, e quando lo fa regnare nella tua anima sperimenterai cosa vuol dire essere felice. Ecco, questo è il messaggio che il monachesimo ha da dare alla Chiesa, lo ha sempre dato e ne conserva tutta quanta la sua attualità. Chiediamo anche a Maria Santissima, che è la donna interiore per antonomasia, ci aiuti a vivere in questo modo, a imparare ad ascoltare la voce di Dio, a fuggire dalle chiacchiere e dai riflettori e a coltivare quanto più possiamo
la preghiera, la vita interiore e la vita, ecco, per chi ha avuto questo dono come voi, nel divin volere che è tutta interiore. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.